Ma ehi, hey, ben ritrovati da Underlink 91 su Yo-Kai Watch Gakuen Y. Abbiamo appena sconfitto Raidomera, che a quanto pare si è unito al team, quindi non c'è alcun tipo di problema ad affrontare boss un pochino più forte. Ovviamente lui non sarà l'unico nuovo membro della squadra, perché presto vedremo anche chi altro si aggiungerà. Ad ogni modo dobbiamo arrivare al campo. Insomma, questo qui è Joker palesemente. È bianco in faccia. Allora, dove bisogna andare? Che succede qui? Manca poco, sì. Siamo in ritardo? Cioè, già il secondo giorno siamo in ritardo? Quelli pure si affrettano ad arrivare a scuola, ma... non ce la fanno. Vengono bocciati. Perché arrivano troppo in ritardo. Ogni giorno ritardo, bocciati, via. Però da noi non funziona così. Sarebbe troppo bello. Così i soliti ritardatari scassapalle, che non fanno altro che dare fastidio in classe, eviterebbero. E questa è la prima riunione del club YSP. E loro si devono appunto svelare i misteri che circondano la scuola. Non so, gli accenti non so dove metterli. Mataro sembra... comunque sia Mataro, mi ricorda molto lo yokai, quello che c'ha, quella che sembra una castagna. Però il suo nome è Mataro... com'è che si chiama? Tamada? Tamada Mataro non ha un nome che richiami una castagna? O aglio forse? Non aglio ma cipolla, come suggerisce appunto il primo kanji del suo nome. Ovvero Tama. Potrebbe essere, richiama l'aglio più che una castagna. Ed ecco qui Fubuki Himekawa. Sì, lei il suo nome già lo so, perché anche nella demo compariva. Sì, questo è un club del mistero. Non te l'aspettavi? Ah, lei pensava che significasse un'altra cosa. Bravo. Himekawa Fubuki. Lei è una partita di robot e appunto anche pute potenziate. E decide così di unirsi a noi. Vabbè, perfetto. Un compagno in più non fa mai male. E Mataro ovviamente ne rimane subito imbaghito. Come dovrebbe anche esserlo in teoria Jinpei, ma non credo. E vedremo più avanti, perché proprio in questo episodio, credo. Dobbiamo andare da Erra, probabilmente, come ogni volta. Prendere l'ascensore? Nella sala del preside dobbiamo andare, allora. Nella stanza del preside. Guarda quanti trofei, però. Wow, sono tanti. Ciao! Perfetto. Ah, perché sta qui Erra, certo. Però questo effetto sfocato sullo sfondo è un po' fastidioso. Preside. Che poi preside. Emma antico. Che cosa succede? In poche parole, sua nipote, Emma. Sì, non Emma. Emma, femmina, è intrappolata in una specie di torre. Sì, va bene. Oh! E allora vedi che quando ci vuole, ci vuole. Bravo! Con anche una capriola all'indietro. Quanto è agile lei? Ma quanto è grosso più che altro? Accidenti. Però qui non ci sono... Gli yokai sono gli umani, in teoria. E si chiamano Onryo. Quelli che sono effettivamente i mostri. Ma stiamo comunque lì, Sono molto sottili le differenze. Dovrebbero dare un orologio? Anche a lui. Ecco, Shishiguro è qui, perfetto. Lui si chiama Shishio, ovvero re dei leoni. Però non mi piace molto l'aspetto. Perché ricorda molto un attore Kabuki. E boh, non lo so, non mi attira molto. Lo preferivo rosso, forse è il colore della pelle proprio che non mi piace.
Attenzione, Koma-san. Komajiro. Komajiro è diventato un armadillo. Eh sì. E quindi dovrebbero, ecco, trasformazione appunto. Molto molto bello, mi piace. Proprio perché sembra un robot. Mi piace molto il fatto che gli umani possano fondersi con gli Oreo, oppure anche tra... O meglio, non è proprio umani e umani, perché Shishiguro non è proprio umano, se vogliamo. Ci sono molte zone che non sono ancora state trattate, ma l'anime dovrebbe aver approfondito la serie che va in onda, appunto. Che è andata in onda, non so se ancora va in onda. Dovrebbe essere ormai finita. Allora, andiamo a salvare Emma. Inoltre, mentre andiamo dove dobbiamo andare, possiamo anche parlare con altre persone per farci lasciare like e quindi ricevere più... Lo vedremo a breve cosa succederà, perché è molto particolare. Ecco, le card che troviamo in giro per la mappa di gioco sono delle missioni, a quanto pare. Questo cos'è? Lo shop? Come lo shop? Compriamo qualcosina? Boh. Wow. Questi poi sono oggetti particolari, raga, che possono essere acquistati solo con delle pietre. Questi invece si mangiano. No, questi anche con le pietre. Ma è uno shop particolare questo. Ok, no no no. Allora no, fermati. No 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 no, non compro nulla. Anche perché ho una sola moneta di quelle particolari. Oh, finalmente possiamo esplorare un po' di più. Attenzione, perché già siamo fuori dal campus in teoria. Vedete, la mappa di gioco è grande, ma le proporzioni sono sballatissime rispetto a quello che vediamo effettivamente poi nella mappa grande. Sono molto più vicine di quello che sembrano. Tu? Dammi il like, forza! Niente, non mi vuoi lasciare il like. Me ne ricorderò. Lei si è appena fatta un nemico molto potente. Eccola! Dammi la card. Ah, 90... Ah, devo fare la missione. Ok. Quindi io l'ho pagata e mi ha dato la sua... Perfetto, raga. Pagando... Vedete però, com'è la vita vera? Ti busti gli iscritti, però poi se ti becca YouTube ti attacchi. Ancora niente, ancora non posso accettare le missioni. Che lagna! Uffa! Wow, quanta roba, ragazzi. Raccogliete tutto quanto se anche voi giocate. Perché serve, 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 serve. Guarda qua la piramide. Ci sono poi strutture che più avanti saranno... serviranno per andare avanti nel gioco. Io già le ho viste nella demo alcune, ma non tutte, perché non mi sono voluto proprio rovinare tutta quanta l'esperienza di gioco. Incamminiamoci. Eccolo un altro per fare amicizia. Abbiamo dato un punto yokai, e quindi ora anche lui ci guarderà mentre andiamo avanti. Ah, ma attenzione, ma questo... Quello è un personaggio che c'è anche nell'anime, ma per un motivo particolare. Allora, io mo non dico nulla, però guardate bene com'è, che forma ha questa torre. Ok? Bene. E quando arriviamo sul posto possiamo accettare la missione. Ci danno delle belle ricompense e pochi punti esperienza, ma tant'è. In realtà le monete ce l'ho, ma forse quella non mi ha ricaricato, perché ti funziona tipo fiammocchio, che quando ci parli ti ricarica tutti quanti i punti salute. Bella. Molto bella. Poi. Non fatevi problemi, poi. Tsurugi, no? Non ho letto.
La spada nella roccia? Letteralmente. Cioè, poteva essere o spada nella roccia o la torre della spada. Una delle due. Forza, testa alta, coraggio, entriamo. Mission stato! Vedete, siamo in live. Vediamo quanti spettatori riusciamo a fare. Nessuno spettatore ancora? Oh, che peccato. Ah, ma dai, ma perché non salti? Hopla, hopla. Preso, cos'è? La, ok, cavolfiore. No, cavolfiore. La verza, forse. Sì. Salve. Vi trovate bene qui? Io, insomma, non proprio. Un po' strano sto posto, ma... Non mi trasformo ancora, non ce n'è bisogno. E poi comunque sia, evochiamo anche i nostri amici senza trasformarci e cose varie. Un pugnale! Potrebbe ritornare utile. Sapete cosa faccio? Voglio provare a equipaggiarlo. Ma non posso equipaggiarlo qui dentro. Eccolo qua, va. Botte, schiaffo. Oh, sì! Ma non ha fatto troppi danni. Yeah, posa. Ha andato. Ah, eccone altri. Questo qui fa parte del KKK. Meglio non dire esplicitamente cos'è. Perché sennò... Addio monetizzazione. Aiuto, scoppiamo tutto. Ma tu che fai qui? Ti nascondi? Non c'è voglia di combattere? Andato, scoppiato anche lui. Posa? Oh, aumentiamo le visual, ragazzi, vai. Ah, si è aperta la porta, ottimo. Però intanto raccogliamo tutti quanti gli oggetti, perché non si sa mai. ZL? Per aprire il menu, sì. Ah, abbiamo equipaggiato anche qualcosa per mangiare, ma lo userò prima di arrivare alla fine. Questo è ciò di cui sono fatti gli incubi. È tremendo, raga, è tremendo. Non so che tipo di funzione abbia, però fa solo paura. Intanto io continuo a correre, proprio non mi fermo mai. Mamma mia, tremendo. Eh sì, mi metto pure a fare la posa, no? Certo. Proprio programmati in punti improbabili. Aspetta un po'. Ah, non puoi venire qui. Oh, piccottino, non può venire lui. Ma cosa volete voi? Che ci fate qui a scocciare proprio ogni volta? Ma non vi vergognate? Basta a seccarci di continuo. Basta. Volete fare i bravi? Dai, massacratelo. Level up, ottimo. Chi è che scoccia qui? Basta, via. Altri? Va benissimo. Senti, proprio mi costringete, eh? Va bene, io lo faccio. Beh, un po' deludente, questa trasformazione, però, insomma. Non è che ogni volta può far vedere... La stessa cinematic e dire il mio corpo è tinto di rosso, ma il tuo sangue lo sporcherà di una colorazione ancora più scura. È una frase improbabile e non ci entrava nella traduzione, quindi l'ho un po' adattata nel primo episodio, perché è assurdo. E si apre anche l'altra porta, ottimo. Ma che diavolo? Nanda kono debnezumi.
Momoda? Momo. Momonga. L'agile Momonga. Questo da Yu-Gi-Oh! Viene. Ciao! Scappiamo, sì. Che è meglio, va. E un'altra volta sta scena? Mamma mia, ragazzi. Tremendo. Dovrebbe esserci una categoria a parte per lui, ovvero Incubus. Che poi gli Incubus sarebbero i demoni maschili. Va bene, sì, si è bloccato un'altra volta e quindi rimane un'altra mezz'ora lì sotto. Ah, oh, abbiamo liberato l'agile Momonga! Quindi per ringraziarci ora ci aiuterai a liberare Emma? No? Va bene. Ah, ecco. Il KKK è tornato. Senti, ci dai una mano a far di fuori? Ah, è scappato. Quindi non è forte lui, è debole. Mannaggia. Vai, pugni volanti. Probabilmente ne compariranno altri come prima. Oh, Shishiguro. Shishio, voglio dire. Perfetto, Bakera. Dacci una mano. Eccolo qui. Mamma mia, ragazzi, facciamo dei danni con lui. Che è questo? Rise? Ma che è? Posa! E passa un aereo incredibile. Nella vita vera, intendo. Sta a fare rumore assurdo. E si apre anche l'altra porta, perfetto. E ovviamente credo che tornerà a inseguirci anche quel coso disumano. Ecco. Ah no, è cascato l'agile Momonga? Beh, porca miseria. Ha preso un barile effettivamente. Va bene, va, riscappiamo. E ancora sta scena, basta, non la vuoi più vedere. Sempre quella, eh. Dai. Ma che, dove... L'immagine segue, per favore? Il cavolo segue. Sì, però venite e mangiate un po' troppo, amici miei, voi, eh. Accidenti. Sì, iter mangiatore, va bene. Bravo. Complimenti per il doppiatore. A parte che potrei sempre premere B e non farmi mai colpire. Oh, arrivati. Speriamo sia l'ultima. Ita, o mangiatore. E la grotta si è chiusa. Per quale ragione? Trasformiamoci subito. Non bisogna perdere tempo con tipi come lui. Ma gli ho fatto qualcosa? Non mi sembra. Abbiamo quasi 3000 spettatori, raga. Non male. Comunque sì, è bello che possiamo anche saltare mentre combattiamo.
perché non serve solo a evitare l'attacco, perché con una sola pressione evitiamo e tenendo premuto. No, non salta. Ah, ok, non salta, mi sono sbagliato. Visto male io, boh. Non lo so. Ho le visioni. Anzi no, allucinazioni dovrebbero essere, non visioni. Molto diverso. Aspetta che ci sto morendo male. Ecco, recuperata salute. E ti faccio fuori. Non gli ho fatto nulla. O quasi. Comunque sia, vai, seconda fase, no, si è potenziato. Sì, quindi una seconda fase, diciamo. Come tutti i boss che si rispettino. Comunque sia, ragazzi, noi lo stiamo picchiando come non ci fosse un domani. Il problema è che non gli facciamo nulla. Mamma mia, che delusione, raga. No. Ah, sì, vabbè, chance, ma... Cavolo, mi sono finito il potere Orio di Kengo Benimaru. Aspetta che si ricarica. Chi è? Tu anche sei scarico? Tu pure sei scarico? Mannaggia, quanto sei lento però. Ma sì, evitalo però. Scusa, mi salta. E Himekawa qui? Agli stivali razzo? Sì, però sono scari, non posso usarli. Ah no, sono già equipaggiati. Torniamo un po' con... eccolo qua. Quasi carico lui, vai. Pista, pista. Ragazzi, 3500 spettatori, è incredibile! Diventerà famoso in breve tempo, dai! Henshin! Kengo Benimaru! Che forza c'ha che mi spinge tutte le parti. Cos'è che fa? Carica? Ma la gente che ci sta a guardare lì. Mannaggia, se ti pio ti devasto. Mannaggia, quanto è vero che ti batto. Oh. E via, molto facile però. È anche vero però che essendo il primo boss si fa piuttosto velocemente. Insomma, insomma. E allora? È andata bene. Ah, questa è la missione. Non salvare Emma, di sconfiggere o Eater o Mangiatore. Però ora... Dove siamo? Cioè, possiamo... Questa stanza era vuota, era l'ultima stanza. Come ci arriviamo da Emma? Tu sei Emma, no, la medaglia. Momo! Shokan Medaru! Shokan? Ah, diventa più grosso! Diventa il gigante Momonga. Basta, lo chiamo solo Momo. Momo o Momo? Momo Travel! Ah, quindi ci fa lui tipo Traspec. Ci porta nei posti dove c'è un punto dove appunto teletrasportarsi tipo. Bisognerà però attivarle forse. Non lo so, poi vedremo comunque. Interessante. È lui che ci fa il trasporto. Bene. Momo Travel. Ti sembra una compagnia. Ciao! Ciao! Con quale voce? Tu sei Emma? Sì. Daioji Emma. Ok, quindi lei Daioji? E Momo ci porta via. Yippee! Bello. Sembrava quasi però che Emma stesse in una stanza piuttosto arredata a dovere. Non è che ce l'hai messa apposta tu, vecchio? Vecchio birbone? Sì. Papà? È suo padre?
Non il nonno. Sì, però... Oddio, cos'è questo coso? Sono più scioccato dal fatto che ci fosse, che fosse il papà e non il nonno. Ok. Va benissimo. Che diavolo è sto coso? Niente, non c'è dato saperlo. Ah, salve, è qui signorina. Sì, dobbiamo a quanto pare andare a salvare quel... No, tranquilla, non piangere, non piangere, non piangere. Ok? Perfetto, ho dato un po' di equipaggiamenti a tutti. Mataro ancora ci segue, ma alla fine non serve a nulla. E quindi sì, accettiamo la missione finalmente, direi. Vai, andiamo. Attenzione, cos'è quel coso? Salve, lei è brutto. Non sono un grande fan dei clown, eh. Però ragazzi, se voi veniste a darmi una mano. Perfetto, c'è qualcos'altro qui? No, andiamo, allora va. Seguiamo i nemici per sapere dove andare. Sì, però non mi comparire. Ma cos'è? Che co... Ah, è Oliter, quello è il nostro. Sì, perché l'ho appena equipaggiato. Sì, 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 sì. Che paura che mi ha fatto per un attimo. Dico, ma che è successo? Ma trova, è tornato. Basta, mi sono scocciato. Potenza massima fin dall'inizio. Massimo sforzo e massimo rendimento, vai. Che è sto coso? Una rana? Cioè, ma che cosa fate? Andato, perfetto. Un attacco distrutto proprio, tagliato a metà. Difesa, vai. Ho messo un po' di abilità. Sì, perché sennò ragazzi non si conclude mai nulla. Noi seguiamo la scia di nemici e i nostri nemici seguono la scia di morte e distruzione per capire dove siamo, no? Ma guardalo, ma ha delle lame al posto delle braccia, che carino. Che però se evitasse di laggare come non ci fosse un domani. A parte che siamo proprio più lenti perché... Non so, siamo incantati in qualche maniera. Ecco, ha finito l'incanto, buono. Dove vai? E vieni qua. Forza arraia pure tu. Dov'è? Ok, ci siamo quasi, raga, eh. Di qua. Sì. Ah. Massimo sforzo. Vai. Sono carichissimo. Bravo. Oia nome. Ma chi è? È un nome vero? Aspetta, lo sei inventato sul momento, è un nome vero. Che paura! Ah, no, quello era un attacco suo, era. Così siamo noi. No, proprio nel momento più sbagliato, Jimpe. Mannaggia. Aspetta, però. Ho la spada che è più forte, vai. Mazzunna! Ta-ta-ta! Aio! Devastati proprio! Oh, righty! No, ci che non ti ferma più nessuno a me! Forza, ragazzi, dateci like che ci danno la forza, i like! Evviva, ho recuperato tutta la salute che ho perso perché mi sono fatto colpire! Eh sì, però io mi sarei scansato, ma non è per dire nulla. Madonna, però ragazzi, no, fermati, ricaricati, ricaricati. Ma un'altra volta. Bokengo Benimaru. Allora, siamo carichi di vita, però il problema è solo uno, che qua non va affatto bene, raga.
No, 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 qua va a finire male. Sì, ma quanti attacchi fa questo con una volta sola? In tre punti diversi attacca, io non lo so. No, ragazzi, adesso la perdo. Allora, ci risiamo, zio? Ci risiamo? Bravissimo Kamasan, così mi piaci. Furbo e intelligente. Oh ragazzi, dai. Oh, però non perde vita, eh. È un tank assurdo sto coso. O è tipo... Oh, alleluia. Dicevo, o è tipo Blissey che ha un botto di vita. Oppure davvero ha una difesa enorme. Non lo so, una delle due. Niente, non mi fa cambiare personaggio. Ah, ecco, ora sì. Perfetto. Rieccomi. Wow. Sul serio? Tanto difficile era? Ah, ci picchia. Sì, grazie per aver salvato papà. Bene. Quindi, insomma, una ricompensa ci vuole, eh. Magari un po' di soldoni? No, niente, va bene. Ah, facciamo che non ci boccia. Intanto noi facciamo sega a scuola, però lei non ci boccia. Giusto? Quindi possiamo saltare tutte quante le lezioni che vogliamo? Però non sarebbe giusto nei confronti di quelli che non hanno fatto nulla? Eh beh, loro non hanno fatto nulla, noi sì. Quindi, un minimo? Ci aspetta un minimo di riconoscimento? In questo caso vado un po' avanti, facciamo altri 5-10 minuti proprio per non lasciare un episodio scarno. Allora, oggi cerchiamo di non essere in ritardo, eh? Ah, perfetto. E come sempre le lezioni finiscono. Meno male che non è un gestionale, perché se era un gestionale mi tagliavo le vene. Attenzione, c'è della love story. Ma aspetta, voglio dirti una cosa. No, non posso dirtela. Ok, allora, ci vediamo comunque domani a scuola? Ah, ma loro ci seguono? Cosa fa? Ci spiate? Ma è un ristorante, un hotel, che roba è quello? Ti sente male? Ti fa male la pancia? È colpa nostra? Ah, no! Questo è un orrio di una persona che... molto cattiva, sì. Quello, in realtà si chiama la serpente, quell'orio nel nome. Ma in realtà era più uno Tsuchinoko. Mitologico serpente giapponese. Che non è proprio un serpente. Però lui, quell'orio nel nome ha la parola serpente. Nonostante la forma richiami tutt'altro. Però, sia chiaro che non dirò chi è. Perché io già lo so chi è, ma non voglio dire nulla, non voglio spoilerare a chi non ha seguito le vicende dell'anime e del film. Che poi tra l'altro il film non è che l'ho proprio visto, ma ci sono tantissimi spezzoni su YouTube e tutti gli spezzoni fanno quasi il film intero. Ci sono pochissime parti che mancano. A questo punto lui si è arrabbiato come non ci fosse un domani perché dice, ma scusatemi... Mia figlia si sarebbe trasformata in un orrio? Sì. Sì, signore. Quindi è un problema suo ora, non più nostro. In realtà il problema sarebbe ancora nostro. Perché dobbiamo riportare... Non era quindi la vera Emma? E cos'era allora? Dobbiamo uscire? Non da Erra? In effetti non ci ha chiamato, quindi sarebbe anche logico. Attenzione, abbiamo un nuovo punto da andare a esplorare. Io questo qui l'ho aperto.
Però devo... Ecco, infatti non posso andare dove non ho aperto il punto. Oh, eccoci qui. Siamo arrivati. Ma quello... Oh, quello è Kyuubi. Questo è Kyuubi. No, 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 no. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Allora, dato che siamo arrivati dove volevo arrivare, termino l'episodio. Quindi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!